Siamo in compagnia di Francesco Filippi, regista del film d'animazione Mani Rosse. Ciao Francesco. Ciao. Raccontaci un po' di questo tuo nuovo lavoro. Ma dunque, allora, si tratta di un mediometraggio di animazione di 30 minuti per adolescenti che è stato sviluppato a Bologna, che vede protagonista questo ragazzino di 12 anni che scopre che fuori di casa sua ci sono dei murales rossi bellissimi e scopre che a farli è Luna, una ragazza poco più grande di lui, che ha un misterioso potere nelle mani. Dai palmi emette un liquido rosso che sembra sangue, anche se non lo è, e dietro questo misterioso potere c'è e questo talento c'è però un dramma. La ragazzina viene picchiata da suo padre, figlia di un padre violento che non vuole che lei realizzi questi disegni, perché ovviamente, come dire, sarebbe come una denuncia di quello che succede in casa. E quando Ernesto scopre questo dramma, ovviamente farà di tutto per salvare la vita. Che messaggio vuoi mandare con questo film e cosa ti ha spinto a trattare questo tema? Il messaggio è proprio quello di avere coraggio, affrontare anche quando, come dire, il mondo adulto può sembrare ostile, e a volte oggettivamente lo è, però insomma aiutarsi a vicenda, non mollare, perché appunto con l'immaginazione si può trovare la soluzione al problema e ci si può emancipare, ci si può liberare. In particolare tutto il mondo della creatività e soprattutto dell'immaginazione che unisce due ragazzi, che fa sì che possano ridefinirsi, ripensarsi, esplorare anche il senso di quello che sta succedendo loro, la loro identità, cosa vogliono fare da grandi, cosa fare con le mani, produrre bellezza o violenza. Insomma, tutta questa esplorazione fa sì che l'immaginazione possa diventare uno strumento per diventare adulti. Per questo film hai utilizzato la tecnica della stop motion e ci parli un po' di cos'è e come me l'hai scelta? Dunque sì, allora, la stop motion significa fare animazione con oggetti, in questo caso sono pupazzi. Diciamo, la parte innovativa di questo progetto non è solo, diciamo, contenutistica, ma è anche tecnica, nel senso che pupazzi di questo tipo in Italia non erano mai stati fatti, e quindi ho chiamato John Craney, un esperto inglese, per formare delle competenze locali, quindi qui su Bologna, per costruire, quindi formare un gruppo e costruire pupazzi. Per rendere animabile un pupazzo occorre che dentro il corpo ci sia uno scheletro tipo questo, che ha degli snodi regolabili, diciamo, di cui si può regolare la durezza, e che va inserito dentro questo calco, inserito attraverso questi, fissato, diciamo, grazie a questi dadi. Una volta che lo scheletro è tenuto sospeso in posizione, allora si chiude il calco e la schiuma intanto catalizza e si espande. A quel punto, espandendosi, prende la forma di questo calco. Ecco, ci tengo a dire che la maggior parte delle maestranze sono proprio sul territorio di Bologna. Abbiamo per esempio Marina Gulinelli, Laura Soprani, poi abbiamo Riccardo Sivelli che si è occupato delle scenografie, abbiamo avuto anche l'aiuto di Guglielmo Trautwetter di Studio Croma per la riparazione dei pupazzi, per esempio, perché anche i pupazzi si rompono e quindi insomma c'è veramente, ecco, uno sforzo bolognese. E tra l'altro Bologna è anche l'ambientazione della storia, cioè una storia che si svolge in particolare sotto il gasometro, ci sarà anche il canale di Bologna e poi insomma le torri, insomma ci saranno un po' di ambienti bolognesi, ecco. Quali sono le difficoltà produttive di questo progetto e come avete fatto a finanziarvi? Dunque, allora, le difficoltà sono enormi perché il progetto è lungo e l'animazione, essendo di alta qualità, richiede processi di lavoro molto, molto lunghi. Mani Rosse è un film costosissimo e infatti ci manca ancora una fetta di budget, motivo per cui stiamo facendo crowdfunding e quindi insomma chi ci volesse aiutare può andare sulla piattaforma ulule.com
slash mani trattino rosse, e lì può trovare modo di aiutarci anche solo con 5 euro. Ecco, ci sono ovviamente parecchie ricompense, dai DVD ai gadget a corsi di formazione. In particolare ricorderei che per i giovani che volessero avvicinarsi alla stop motion è in partenza un corso di stop motion gratuito curato da Ecipar e da Studio Chroma, che parte adesso, insomma, in autunno, quindi chi volesse informarsi, insomma, può farlo. In tutto questo sarà anche, questa è una cosa importante, se il film viene finito doneremo il film a Telefono Azzurro, che lo farà circuitare nelle scuole in tutta Italia. Grazie Francesco e in bocca al lupo per il finale del tuo film. Grazie mille, insomma, è stato un piacere incontrarvi e, insomma, grazie a chi ci vorrà sostenere. Ciao! Grazie per il sostegno a Mani Rosse.